E buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene. Se avete visto il video che ho uscito ieri di Movieland, avrete visto che siamo andati a mangiare al Daytona Restaurant. Ciao, salutate, fai salutare. Ciao. Praticamente è un ristorante senza camerieri, e cioè che i camerieri sono robot. Ora ve lo faccio vedere, vi faccio vedere Mario e voglio assolutamente provarlo. Quindi quel signore è un robot? No. Hai detto che sono robot? Vieni. Mario è romagnolo, adesso lo sentite. Daytona, qui ci mangia e ci beve, che è uno spettacolo! Ciao Mario! Ma chi è? Adesso noi veniamo a mangiare! Perché Dante deve mangiare perché è mezzogiorno e lui mangia adesso la pasta. Sì, Dante. Ho visto che c'è il menù pasta, quindi penso che aprirà a mezzogiorno, mancano 5 minuti e siamo già in pole position. C'è la gente in coda per le attrazioni e noi ovviamente siamo in coda per i ristoranti. Per le nostre. Proviamo la pasta di Mario! Ma sai com'è la pasta di Mario? Com'è? Uno spettacolo! Uno spettacolo, guarda! Mi piace. Ma chi è? Ma chi è, amore? Ciao Mario! Ciao Mario! Ma dici che ce ne sono tanti dentro? E io che ne so? Mario, Peach, Luigi, non c'entra niente. Nana e Po. Si mangia per lo spettacolo. Amore, ma chi è? Il nuovo restaurant. È super affascinato. Il restaurant? E qui corrono tutti. Me l'ha fatta prima come battuta, ma non l'avevo capita. Direi. Mi piace troppo. Mario, ehi! Mario, vieni! Venite alla Daytona! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Siamo arrivati? Siamo qui, Mario! Ciao, Mario! Andiamo a metterci in fila, dai! Così scegliamo il menù. Questi sono il menù Italy. Poi abbiamo il menù USA. Poi abbiamo quello Kids. E poi abbiamo quello tedesco con speck e cetrioli. Noi prendiamo la pasta perché... Il suo preferito, digli? Il mio piatto preferito è la pasta al pesto, vero? E poi il tiramisù lo mangia la mami! Lo mangia mami! Sì, sì! Eccoci qui! Adesso arrivano i menù da scegliere, amore! Guarda che bel tavolino che abbiamo, guarda che bel tavolino! E Andre, lì c'è l'uscita! Guarda un po'! C'è l'uscita dei camerieri! Forza, camerieri! Ma tu però non sei un robot? Io no, mi dispiace. Ah, vabbè. Io ma intanto niente. Vi lascio i menù, vi lascio un paio di minuti per scegliere. Questo solo due? E se ce ne servono tre? Anche un po' più, vabbè, di due. Tre, okay. Questo di solito è da portare in cassa per i clienti. Di solito, però magari noi non lo portiamo. Esattamente. Posso scappare veloci. Passo proprio così. Grazie. Vediamo. Dante vuole la pasta al pesto. Andre, se no c'è Caesar salad. Ma puoi andare al parco divertimenti e prenderli in strada? No, ma i robot non la fanno, no. Capito? Se no c'è il pretzel con speck e cetrioli sotto aceto, vuoi... C'è qualcosa con i bulloni? No. Vuoi indovinare tra Italia, USA, Germania e bambini? Qual è quello pretzel con speck e cetrioli bambini sotto aceto? Esattamente. Dante, non vedo. O se no, altrimenti, quello baby, piatto con penne al pomodoro. No, Dante. Tu cosa scegli? No, non ho ancora letto niente. Va bene. Forse qualcosa con l'insalata. Penso troppo, spegni. Che fortuna c'è il seggiolone, perché noi non possiamo sempre metterlo. Ah, non è per pica quello, no, allora? In quelli normali dei ristoranti, perché alcuni sono troppo grandi. Invece qua hanno quelli che noi utilizziamo da campeggio, così Dante ci sta dentro perfettamente. È l'uomo patata. Ma allora, che bella quella torta. Intanto ho ordinato solo Dante. No, quanto è difficile sia cambiarlo che vestirlo. Perché lo vuoi cambiare? Non ti piace più quel bambino? No, dicevo che... Ma che bella quella tovaglietta! Non vedo, sto andando a caso. Ok, cambiamo. Cosa vuoi? Oh, uno ce l'ha fatta. Tieni, che magari non riesci a prenderlo bene. Tieni. Andre, non sei d'aiuto. Come no? Quella è più bella, quella. Ah, ce l'ho fatta. Dicevo... Dici. Che, passami qua. Ci hanno detto che quando arriva il robottino bisogna prendere il piatto al robottino, altrimenti lui ti guarda e non torna a posto. E quindi dobbiamo essere veloci e sì, precisi. Bisogna dargli di mancia l'olio del motore. No, non dobbiamo dargli niente di mancia. Ho capito male? No, hai capito male. Ti piace tanto a te questo ristorante? Sta colorando la macchina. Con i robottini? Bravo! Tum, tum, tum! Non vedrò di tirare uno schiaffone al robottino. No, non lo vuole tirare lo schiaffone al robottino. Sì. È arrivato un sacchetto. Come? Non puoi immaginare cosa c'è dentro, indovina? Pane. Esatto. Che Dante è come il suo papà. Pelato? No, ce li hai i capelli. Occupato. Pane, ce l'ho fatta. Dante lo adora.
sta sentendo. Ah no, perché ha visto che lo facevo io, quindi lo vuole fare anche lui. No, è come col melone e l'anguria che le batti per lo, sì, il com'è rumore. Questo pane è buono? Arriva qualcosa. Chi arriva? Ma che arriva qualcosa. Ma parla da solo. Ma no, che bello, arriva da bere. Arriva da bere. Arriva tutto pesante. Ma che traffico. Ma che bello. Ho trovato il traffic today. Però. Niente, che bello. Ma chi è? Allora, si è avvicinato proprio benissimo. Questa è per... Bella, senti di lampo. Veloce, stai calmo, c'è bambino, farà il giro. È lui. Arrivo. Ti chiamano, ha detto Sabri. Ah, ma veloce intendeva lui. È lui che è veloce con un lampo. Tu puoi metterci tutto il tempo che vuoi. Ok, eccoci, si arriva. Per 1000 pistoni. Guarda come si chiama lì dietro. Velocità spaziale. 7. Grazie 7. From the kitchen at space velocity. Grazie 7. È il vostro tavolo. Lui dovrebbe essere. Senti, il nostro è tavolo. È Luigi. L'avevo detto, c'era Luigi. 7. Oh, ciao 7. Guarda che carino, anche. Ciao Luigi. Andando con la grattugia. Però. Ma... tipo quella che ti ho regalato io per il compleanno? Sì, mi hai regalato una grattugia, ma non quest'anno, quello scorso. Sì. Allora io gratto qua. Sì, amore, arriva. Guarda un po'. Che bello, tutto bellissimo, mi piace molto. Adesso taglio le pennine a Dante e gliele facciamo mangiare. Dai, su, vedi, veloce, anche lui ti ha detto, veloce. Mettiamo qui la tovaglietta. Scusa, ma questo coso in mezzo agli zebedei? Oh! Wow! Ah, però, la pasta però. Al pesto è la sua preferita. Ma che buono! Ma che buono! Poi puoi sporcare quanto vuoi, tanto ci sono i robot che puliscono. Non sono convinta. Perché stai arrivando qualcosa che non è nostro? Che ti frega a te? Ma le persone fuori, è pieno? Ah, ok. Dai, tona! Andre diceva che mi diceva ciccione. Sì, ma perché pensavo ti avessi riconosciuto da lontano. Sto facendo cacca. Sì. Ma secondo te un ristorante può fare bullismo? Non è bullismo. No. È realismo certo. Se è su di te. Tu sei stupido. Io sono il reggiseno, non me lo dici? Sono abituato oramai, quindi. Ho cambiato il cameriere. Mannaggia, mi ha fregato. Non è nostro. No, amore, non era il nostro. Puoi continuare a mangiare la tua forse testa. Non è che Luigi magari ha finito il turno. Magari ha finito il turno, sì. Forse arriva Paolo adesso. Per me avrà un altro nome tipicamente italiano. Tipo? Non so. Garçon, qui. Tavolo 7, grazie. Arrivederci. Arrivederci, cosa? Devi andare. Venga, sono, grazie. Ma il nostro compagno è Luigi? Luigi. Veloce come una Ferrari. Questo è il giorno più spettacolare della mia vita. Ah, però. Pasta e caffè. Perfetto, amore, sei pronto? Chi? Allora, questa è quella di Andre. Grazie. Questo è il tuo secondo. È di Alessio. Il mio menu. È il tuo? Ecco. Ma... Fermo! Andre, recupero! No! Preso! Al volo, ce l'abbiamo fatta! Sì! Prima era scappato via e adesso invece... Era scappato via! Allora, qui. Grazie! Devo dire che quella ragù non male, più buona con la ragù di quella al pesto di Dante. Adesso piano piano dovrà ricominciare a mangiare, amore. Ma poi pensi di smettere di prendere robe da mangiare o... Ascolta, questo è il menù di Dante. 6 menù hai preso. Uno per Dante, uno per me. E poi c'è quello di mio marito. Cavolo, qualcuno deve fare il tester, mica che ci vuoi avvelenato. No, non è avvelenato come il carro. Ok, perfetto. Arriviamo, questo è Mario però, è rosso. È arrabbiatissimo. È Mario? No, è 7. Sì. Allora. Uno qua. Lo piccolo è di Luca. E non so quale sia il piccolo. Quello lì a destra è di Luca. Luca. Ok. Sotto ce n'è. Aspetta. Ma, amore, giusto, tu hai ancora la tua pasta. Sì. Che meraviglia con i pinoli. Bella, se ti là.
Ma vista che roba! Veloce! Noi sparecchiamo anche. Parliamo! Cosa c'è qui sotto? Ah. Io metto la roba. Ma si può? Sì. Andre, questa è tua. Sì. Cambio. Cambio. Sì, la cosa scomoda è che non sono i camerieri, devi farti tu sta roba qua. Abbiamo anche i dolci. Per 1000 pistoni arrivo dalla cucina a velocità spaziale. Dolce. Per 1000 pistoni. Ecco, ci siamo. Okay. Luigi, ci siamo quasi, eh. Oh. Oh, oh. Fare cambio, ti do il tiramisù nome della cheesecake. No, la vendiamo. Faremo questa cosa. Fine. Come ha fine? Fatto da solo, io non ho premuto niente. Si chiamava Ago. No, non eri Mario. No, Ago c'era scritto. Ciao Ago. Ciao Ago. Allora amore, cosa scambiamo? Quella. Questo? Io ti do il tiramisù e tu mi lasci il cheesecake. Perfetto. Ti sta fregando. Non è proprio bravina lei, eh. È perché era quella di Dante, ma Dante non può mangiarla. Quel bambino lì ha troppo sonno. Dante, viene a mangiare una patatina? Qua, seduto vicino a mamma. Hai preso qualcosa da mangiare comunque? Una patatina? Vuoi una patatina, amore? Voleva la patatina? Una sola, perché è piccolino, sono salati. Dai, spezzala. Facciamo così, com'è? Evitiamo sempre la roba tonda. Vieni amore, una striscetta di patatina. Quindi proprio che cominciate a evitarmi? Perché? Evitate la roba tonda. No, ai bimbi non si dà, vabbè, grassa così è diverso. Non si dà la roba la circolare. Bisogna fare tagli sicuri. Prendiamo col pollo. Io e Luca prendiamo col pollo. Cin. Buono. È arrivato anche il dolce che potete vedere, ce lo stiamo spappando. Ma fuori, come l'ultima volta in cui siamo venuti, c'è tipo il diluvio universale. E niente, vorrà dire che staremo qui a mangiare, 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 mangiare. Prima di tutto, sei sexy. Grazie. E seconda cosa, devi aiutarmi a chiudermi, a chiudere il video del ristorante dei robot. Allora. Guarda che sta facendo lui intanto, eh. Dicevi, amore? Non troppo economico. Vero? Perché noi siamo realisti. Allora, è vero che non paghi il cibo solo, ma paghi l'esperienza, no? Ed è vero che nei parchi divertimento comunque costicchia. Si sa che non è economico mangiare. Se devo essere sincero, anche all'interno di Movieland ci sono dei posti dove preferirei mangiare rispetto a le bruschette. Tipo le bruschette o anche quello nuovo messicano. E però magari uno vuole la pasta e lì c'è la pasta. Ok, se volete pagare 22 euro la pasta. C'è anche l'antipasto. Ok, vabbè. Bello, paghi cioè, però bello, certo. Cioè, è divertente, i bambini si divertono, però mi metto nei panni che sei una famiglia con due figli e... costicchia. Costicchia. Tu cosa vuoi dire? Bravo, Luigi! Luigi, a lui però è piaciuto molto, papà. Sì. E anche la pasta al pesto gli è piaciuta molto. Oh, sei emozionato? Papà, hai detto? Ha detto papà! Non ha detto papà. Ha detto papà! No, ha detto già e basta. Di papà? Papà! L'ha detto, ha anche tu. Mosso la bocca. L'hai detto assolutamente tu. Quindi, morale, tu ci vuoi tornare al ristorante dei robot? Dante? Ci penso. Aspettate. Lui vuole andare in quel ristorante lì che fa il latte. Da vuol dire sì, ci vuoi tornare, amore? Da, sì, io ci voglio tornare al ristorante. E fai una bella chiusura, amore. Ho già fatto tutte le cose che... Posso chiederti perché c'è un cappellino in testa? Per darmi un tono, vedi? No, è perché non ho fatto i capelli e non voleva farsi vedere. Mi piace ma che c'è qua. Vuoi lo stesso? Va bene, niente, ragazzi, questo era il secondo video, il terzo video, non mi ricordo, di Mubila. Ci vediamo agli eventi di questi giorni. Vi mando un bacio grandissimo. E fai ciao ciao, ciao ciao, non è ancora capace, ciao ciao, papà, ciao ciao, papà, ciao ciao, papà, prendi il naso, tiralo, ha detto papà, non l'ha detto. Pannello, tegame, è pronta a cucinare, prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta, ed infine la pancetta, è buona, mi piace e la tengo molto stretta.